Sono ossessionato da questa canzone, ok? Salve a tutti, io sono Filippo Biondolillo. La scorsa volta avevo fatto una live e avevo questo, il Central Labret. Quindi tutti, oh mio Dio, come l'hai fatto? Oh mio Dio, e quindi questo è il video. L'ho fatto anche perché mi sono molto ispirato a Martina Piccu, che ha fatto il Medusa finto, però è bellissimo, sta benissimo. Quindi iniziamo. Il piercing finto si può fare in vari modi e con tanti prodotti. Io l'ho preparato con la colla vinilica o con la colla per le sopracciglia. Entriamo nell'ambito colla per ciglia. Allora, quando voi andate a comprare la colla per ciglia, esiste anche la colla per ciglia nera. Cioè, esiste la colla per ciglia tutta nera e la colla per ciglia trasparente. Io per esempio mi sono fatto fregare e ho preso questa che è nera, quindi si vede quando si applica. E invece la colla vinilica un po' meno, perché comunque la colla vinilica, ho riflettuto molto sull'uso della colla vinilica. Ho detto, ma se si usa per fare le maschere facciali, perché non si potrebbe usare come soltanto colla per la faccia, no? Cioè, secondo me è un'alternativa alla colla per le ciglia, che non ce l'ha, che non ce l'hanno tutti. E quindi iniziamo. Ok, prendiamo la colla per... non la colla, la colla vinilica. Prendo un po' di fioc perché se no fate barda, c'è casino. Non versatene molto perché non ne serve molta. Mi raccomando, fate uno strato abbastanza sottile. E poi ovviamente vi serve un gioiellino, cioè una pallina, qualsiasi. Questa per esempio avevo io il septum, e questa che mi ho pensato. Quindi ecco qua. Prima che la colla si asciughi lo mettiamo. Tenete premuto comunque per un po'. Vedete se l'avete fatto giusto. Non troppo alto, non troppo basso al centro. Ok, e l'ho fatto. Come vedete è semplicissimo, quindi lo potete fare anche voi. Questo è... cazzo. Ecco, questo capita a chi non tiene premuto troppo. E niente, quindi potete farlo tutti perché è semplicissimo, quindi anche con le cose che avete a casa. E poi potete farlo dappertutto, non solo per il Central, ma potete farlo per il Medusa e per qualsiasi altro piercing che voi vogliate. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi e al prossimo video.